Qua invece siamo, consentiteci, al reparto pitture, vedete? Tutte scaricate qua. Da quanti anni sta così questa strada? Più di 20 anni, 20-30 anni. Hanno rubato camion, sono entrati in case di persone, quindi sì, hanno fatto di tutto. Quello che mi sento di dire è che ci hanno abbandonato l'istituzione, ha abbandonato un sacco di cittadini in questa zona di Giugliano. Sono 15 anni che combattiamo per questa strada. Residenti e proprietari terrieri esasperati per le condizioni di via vicinale Arco Sant'Antonio. La strada non asfaltata e scarsamente illuminata è diventata sversatoio di rifiuti di ogni genere e per poter passare con automobili e camion è diventato impossibile. Da quanti anni sta così questa strada? Più di 20 anni, 20-30 anni. Già sono state fatte delle richieste, è stato fatto un progetto di strada di 10 metri con i fondi più Europa, però il tutto è molto lento e siamo da 15 anni a fare battaglia. Qua una mobilia completa, ovviamente smontata e parcheggiata. Il rischio di rottura, insomma, con la macchina che con queste buche è un poco difficile andare in modo consueto. Abbiamo combattuto contro persone che sversano rifiuti, roghi, immondizia, furti. Dovuto pulire lei? Sì, personalmente con i mezzi miei e con gli operai per evitare che il camion vuole tornare indietro, che un carico di mattonelle da Modena che veniva a scaricare non ha potuto scaricare e abbiamo pulito noi. Siamo all'esterno del centro di distribuzione di Poste Italiane di Giugliano in Campania. È proprio da questo asse viario che partono i ciclomotori e le automobili per la consegna della posta. Con la disponibilità dei residenti in un viale privato e nelle strade successive abbiamo un po' evitato di seguire questa strada che, come avete visto stesso voi, è praticamente impraticabile. In alcuni periodi poi dell'anno è assolutamente impraticabile. Quando piove? È totalmente allagata. Qua abbiamo pneumatici, materiale di risulta e tante altre cose, cassette della frutta di plastica, qua abbiamo bottiglie, qua c'è una scarpa, un po' di tutto, un po' di tutto. C'è anche un materasso, abbiamo praticamente una casa completa, amici telespettatori. Qua invece siamo, consentiteci, al reparto pitture, vedete? Tutte scaricate qua. Qualcuno ha ristrutturato casa e poi è venuto a scaricare qua il cartongesso. Il disagio è grande e i cittadini fanno un accorato appello alle istituzioni. Guarda, io chiederei un po' di asfalto e un po' di servizi primari.